Ciao amici, sapete cosa aiuta o disturba la salute? L'umore di mio marito. Ma non solo, in realtà tutto quello che usiamo ogni giorno ha un effetto sul nostro stato di benessere. E nel mondo di oggi, in continua evoluzione, ci sono tanti aspetti nuovi che non siamo abituati a collegare alla salute, come la tecnologia e l'ambiente, di cui invece voglio parlare in questo video e in altri ancora. Perché nel mio sistema di salute naturale rientra tutto e dobbiamo sapere come usare le cose della vita comune al meglio per stare bene e non avere sorprese poi. Se vi piace l'idea di una mia rubrica così, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Allora, avete seguito la notizia? In tutto il mondo c'è una gara per lanciare il 5G, la nuova frontiera della connettività wireless. La promessa è quella di una rete 10 volte più veloce, 40 volte più reattiva, che aprirà possibilità inimmaginabili. Ma come funziona? È davvero così? E ci sono rischi per la salute, come dice qualcuno? Questo è quello che vedremo nel video di oggi, con le interviste ad alcuni esperti del settore per capirne di più. Intanto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e sostenete il mio lavoro di divulgazione con un piccolo contributo mensile. Spiego come fare in questo video. Di 5G gli addetti ai lavori ne parlano da anni, ma solo recentemente è diventato un tema più pubblico. Al Mobile World Congress del 2019 e in altri eventi dedicati sono stati annunciati i primi smartphone dotati di connettività 5G. Tra cui Samsung S10 e nuovi modelli dei cinesi Huawei, Oppo e Xiaomi. Negli Stati Uniti ci sono già le infrastrutture pronte in decine di città e l'attivazione è prevista per quest'anno. E anche in Europa i lavori sono già in corso. Allora scaricheremo tutte le puntate del Trono di Pesci Spada in meno di un minuto. Non solo, ecco cosa dicono i CEO di due tra le più importanti aziende di telecomunicazioni mondiali, AT&T e Cisco. It's 5G, and I have seen a lot of technological innovation in this industry over my 36-year career. I have yet to witness what we're about to see in 5G. This is going to change everything. This becomes, you talk about a faster network, it's more than that. This is an instantaneous network. No latency is what the technical term is, but it is an immediately responsive network. In 2022, you're going to see speeds that average 4 to 5 times more of what we get today. And if you think about what it enables, not only higher speeds and lower latency for mobile devices, we're going to be able to get connectivity into rural areas that we haven't been able to. So we're going to be able to connect people who have not been connected before. We believe in 2022, there'll be over 400 million 5G connections. Wow. 5G is going to provide everything from the ability to connect IoT devices, so things in your home, vehicles, all the way to connecting enterprise branch locations, because the whole notion of lower latency is really what's required to do real-time video applications. We believe in 2022 that the amount of new traffic created in that year will actually exceed all the traffic that's been created since the inception of the internet. Wow. Siamo nel futuro, ma ci sono rischi per la salute? Dalle ricerche che ho fatto online non ci sono studi specifici sul 5G, che usa una forma radioparticolare chiamata millimeter waves, onde millimetriche, cioè ancora più piccole delle normali onde usate dai telefonini di oggi. Queste onde non possono attraversare i palazzi e sono disturbate da alberi e dalla pioggia, quindi nelle città saranno installati tanti ripetitori, molti più di adesso, e saranno più vicini alle nostre case, alle scuole, agli uffici. Questo è il sistema di implementazione del 5G. A riguardo ho trovato l'intervento di una ricercatrice, Sharon Goldberg, che ha parlato davanti al Senato del Michigan sui rischi del 5G, partendo dai rischi già conosciuti delle attuali radiazioni elettromagnetiche. I'm Sharon Goldberg. I'm an internal medicine physician. I've practiced medicine for 21 years. Wireless radiation and other electromagnetic fields, such as magnetic fields and dirty electricity, have been clearly associated with elevated blood sugar and diabetes. The closer you live to a cell tower, the higher your blood glucose. The other epidemics that clearly link from the science with electromagnetic radiation are related to mental health. We need to start measuring how much radiation are people being exposed to. And before we roll out 5G, our given exposure has nothing to do with the research that my colleagues are going to cite.
That is an assessment of the risk of one cell phone in the near field. It's not one cell phone. It's cell phones, it's multiple wireless networks, it's smart meters, it's cell towers, it's this sandwich, and it all adds up. Ho trovato anche l'intervento di diversi scienziati presso una riunione al Columbia District di Washington DC. And I spend my time full time here in Washington DC educating legislators regarding the health effects, the biological and health effects from wireless radiation. And frankly, there's no nice way to say this. The wireless industry is lying about health, and they're lying about this technology and how it needs to be implemented. And coming from California, we have more insight because they're already beginning to install. And this is regarding their insurance for their wireless devices. And what it says is we do not cover emissions or pollutants emitted by our wireless technology. But what's really interesting about this brochure is they define wireless radiation in all its terms as a pollutant. But when they want to force it into our communities and blanket our communities with wireless radiation, supposedly it's safe. There's a report from the Army on millimeter waves looking at 350 studies showing clear biological effects. On the assumption that antennas will need a clear line of sight and must be really close together, carriers envision dense overlapping networks of small cells. Since existing utility poles and streetlights can't always support the equipment, forests of new poles are planned. Small cells are unsightly, inefficient energy hogs that produce heat and emit harmful radiation with serious adverse health effects. Other countries acknowledge that wireless signals cause cancer and other serious disease. Il dottor Squalozzi dice che ci sono studi dove dicono esattamente il contrario. Si tratta ovviamente di un argomento ancora molto dibattuto. Io non ho la risposta esatta. Ne ho parlato perché è importante, secondo me, mantenere la coscienza sveglia e non berci tutto quello che ci propinano senza verificare che effetti ha. Bisogna restare vigili anche sull'uso delle nuove tecnologie e come si fa? Informandosi, leggendo studi scientifici al di sopra delle parti, cioè non finanziati da chi fabbrica i telefonini. E dall'altra parte non bisogna neanche credere a tutte le bufale che circolano su internet e a chi demonizza il progresso. Insomma, restiamo consapevoli, continuiamo a informarci e condividiamo solo le notizie più attendibili. Intanto condividete questo video e scrivetemi nei commenti gli argomenti su tecnologia e salute che vorreste vedere. I più interessanti diventeranno un mio nuovo video. E votate il sondaggio che voglio fare su questo video cliccando la i qui in alto. La tecnologia oggi è tutto, è anche la nostra salute. Essere consapevoli significa essere trendy e sani. Con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!